L'uomo cerca il divertimento da una donna e non i suoi soldi. In questo video odierno, quindi di oggi, voglio raccontare la mia visione degli uomini di oggi, i quali, secondo il mio parere, cercano il divertimento da una donna e non i soldi di quella donna o di quelle donne. Che cosa significa che un uomo cerca il divertimento? Io con questa frase sto alludendo al fatto che un uomo cerca il sesso. 5 lettere per una parola che oggi viene molto utilizzata ed è una parola che in qualche modo, in qualche maniera descrive quello che effettivamente gli uomini cercano. Dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione generica, concreta e non astratta, da una ragazza, da una donna, barra donne. Non c'è, diciamo così, non si possono fare, diciamo così, inutili giri di parole. Bisogna analizzare il tema in questione e dire le cose come stanno. È inutile. E non mi piacciono molto quelle persone che dicono: "Ah, ma io non credo che gli uomini cerchino il sesso, anzi, gli uomini cercano il vero amore, sono uomini che cercano in qualche modo di aiutare una donna" e quant'altro. Beh, perché continuare a prendersi in giro? Ora, non sto dicendo che tutti gli uomini cercano sesso. Per carità, non è questo il discorso da fare ed è sbagliatissimo pensarlo e dirlo. Sto semplicemente dicendo però che, secondo la mia opinione, la stragrande, e ripeto, la stragrande maggioranza degli uomini barra ragazzi cerca e vorrebbe trovare in una donna, nelle donne o più in generale nelle ragazze il divertimento, il sesso e non i soldi. Ecco quindi che gli uomini, non tutti, ma la maggior parte, ripeto nuovamente, secondo il mio parere, secondo la mia opinione, secondo me, cercano proprio il sesso dalla ragazza o dalla donna. Qualcuno potrebbe chiedermi: "Leandro, ma innanzitutto tu sbagli a pensarla così perché tu sei un pessimista, ma perché tu pensi questo? Come fai a dirlo?" È semplice, basta andare in giro per la città dove ti trovi, basta andare in giro nel web, navigare nel web. Una ricerca, fai una ricerca. Vai sul web, in un sito di annunci qualsiasi, metti uomo cerca donna, qualsiasi città. Usciranno fuori milioni di annunci di uomini che cercano donne e le cercano gratuitamente. Cioè, loro non spendono. Loro dicono: "Io voglio fare l'amore con una donna gratuitamente." Una cosa assurda, no? Perché oggi le donne, se lo fanno, lo fanno a pagamento, non è che lo fanno gratuitamente. Quelle, e parlo di quelle sexy, quelle che si offrono, ecco. Ma un altro esempio, un'altra prova lampante che voglio darti? Sì, te la voglio dare. Gira, vai nei bar, recati in qualche bar, in qualche luogo all'aperto, magari mettiti in un bar all'aperto, in una, come dire, in un tavolo seduto. Osserva le persone, ma osservale non facendoti vedere, non facendoti notare. Non devi essere una persona che si mette lì a sindacare o indagare in quello che gli altri clienti, gli altri avventori stanno facendo, stanno compiendo. Tu stai fermo là, mettiti in un tavolo, fermo, sereno, tranquillo. Guarda quello che accade. Vai, se non ce l'hai, con una tua amica, oppure con tua sorella, oppure con una persona, insomma, di genere femminile, vai con chi ti pare,
Portala. Se magari la persona femminile con cui vai va in giro con la minigonna e magari con i tacchi alti, io sono certo al 100% che innanzitutto la vedranno, la noteranno gli uomini e alcuni di questi addirittura farà delle battutine di natura, chiamiamola erotica o voyeuristica o comunque intima o legata all'aspetto estetico barra fisico di quella ragazza o di quella donna che magari sta con te. Oppure fai un altro esperimento, sempre in un bar oppure in un luogo all'aperto pubblico. Se vedi una ragazza, beh, o una donna, soffermati negli sguardi e nei comportamenti che gli uomini o ragazzi presenti all'interno di quella stessa struttura in cui tu, uomo o donna, ti trovi, noterai, guarda i loro comportamenti, guarda le loro facce, scruta i loro sguardi e soprattutto le loro parole. Sono convinto, ripeto, al 100%, ci metto la mano sul fuoco, poi se mi sbaglio dirò bye bye alla mia mano, che è avvolta dai guanti perché fa freddo, non prendetemi per pazzo, per stupido, per coglione o per cretino, ma ripeto, sento freddo perché in quel caso fa freddo. Ecco che ti accorgerai che faranno dei commenti. I commenti quali potrebbero essere? Io adesso ne citerò solo qualcuno, poi non so come sarà vestita la ragazza o la donna. Wow, massa quanto è buona quella, ma hai visto che belle gambe che ha? Guarda che bel seno, ma guarda che begli occhi, che bei capelli, ma una bella cavallona. Mamma mia, quasi quasi ci andrei a provarci. Oppure commenti del tipo, credo che questa qui avrà preso tanti 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 puntini puntini. Oppure ancora, mamma mia, che faccia da porcona. Cioè, ci saranno, e stai sicuro, io te lo dico tranquillamente e serenamente, commenti o pepati o non pepati, ma comunque legati all'aspetto estetico, meramente estetico, di quella ragazza o di quella donna, che sono convinto pioveranno, o meglio, arriveranno. Commenti che ti faranno capire, ti faranno rendere conto che effettivamente Leandro, io, Leandro Smelli di Roma, non dice cazzate. Perché? Punto interrogativo, perché effettivamente i maschi, gli uomini, sono legati al sesso. E perché questo? Io l'ho già spiegato in un altro video, perché noi uomini siamo dotati di testosterone. Vedi, il testosterone è un ormone che solo gli uomini e i maschi producono. Ciò significa che una donna non produce il testosterone. Noi lo produciamo grazie ai nostri testicoli, alle nostre palle, volgarmente dette. Grazie a questo testosterone che funge da dipendenza dalla donna, dalla ragazza, noi perdiamo, tra virgolette, forse la voglia di avere altri interessi e ci concentriamo solo sul sesso, solo su questa parola formata da 5 lettere. Ora, ci sono uomini che sanno controllarsi, ci sono uomini che non fanno azioni di violenza, ma ci sono anche uomini che addirittura violentano le ragazze perché non sanno controllare. E lì veramente bisogna rendersi conto che c'è un cervello, in teoria c'è un cervello, però se non lo si usa è finita. Ecco, tornando a noi però, perché se no rischio di tergiversare l'argomento di oggi, che voglio trattare in maniera esaustiva e completa. Ecco, il divertimento, cioè il sesso, viene ricercato dagli uomini, grazie al fatto che hanno il testosterone, ormone che crea dipendenza, e il testosterone crea anche però l'erezione. Ma l'erezione è partita, ma io parte da qui dentro, dal cervello. È un piccolo impulso nervoso che parte, si origina dal cervello, arriva agli occhi, al naso, alla bocca, all'esofago, che è un tubo che collega la bocca allo stomaco, scende giù, arriva fino allo stomaco, all'intestino e poi lì, lì dove non batte il sole. E l'uomo si vede questa
questo organo genitale che si alza, si indurisce e lì ecco che si, tra virgolette, sbarella. L'uomo non capisce poco e niente. Ecco, io chiaramente non sto parlando di uomini che hanno, diciamo così, l'attenzione. Io parlo di uomini che in genere sono un po', come dire, un po' si fanno prendere un po' la mano, ecco, dalla voglia di fare. Perché secondo te, secondo voi, queste ragazze che si prostituiscono sulle strade, ma anche quelle che se lo fanno a casa, hanno un sacco di soldi? E il motivo è sempre lo stesso: gli uomini cercano sesso. Ripeto, non tutti gli uomini, ma io lo posso dire con garanzia, almeno l'80-90% degli uomini, non d'Italia, badate bene, ma del mondo, del pianeta Terra, cerca il sesso, vuole il sesso. Perché è mosso dal testosterone, droga che crea una sorta di dipendenza dal sesso da parte degli uomini, dei ragazzi. Beh, vi ringrazio per l'ascolto. Chiaramente io non sono il Messia, io non sono Yahweh, non sono Allah, non sono Buddha, non sono l'eletto, io non sono nessuno. Io sono Leandro Osmelli di Roma, un ragazzo che dice quel che pensa, che ha nel cuore, nel cervello, determinati pensieri, li espone senza avere paura di esporli. Se poi le mie teorie sono sbagliate, inesatte, questo è un altro paio di maniche. Ma intanto a me interessa, come dico sempre, esprimermi. E questa è la mia opinione. Non sentirti coinvolto se sei uomo o ragazzo, perché non sto parlando di te. Potresti anche essere coinvolto tu, magari, dal tuo punto di vista. Ma probabilmente non sto parlando di te, perché tu non appartieni alla categoria di uomini o di ragazzi di cui poc'anzi ho diffusamente parlato. Grazie ancora a voi tutti, iscrivetevi, iscriviti, commenta, commentate e al prossimo video.